Ciao e benvenuti in un nuovo video della comunità OpenBench Italia. Oggi voglio parlare di Google Form e di come sia semplice creare un proprio sondaggio da inserire nel proprio sito, blog, pagine sociali, Facebook, Twitter e altro. Allora, basta andare sul sito google.com/forms/about/. Clicchiamo un pochettino per farlo vedere meglio. Sottomano un pochino, andate qui, cliccate su By Modulo Google. Per usufruire di questo servizio dovete possedere un account Gmail, quindi se non l'avete, registratevi. Allora, basta cliccare su quel pulsante e ci riporterà nella pagina di Docs. Clicchiamo sul pallone giallo qui, sì, giallo, scusa, rosso, pure cieca. E qui possiamo iniziare a definire il nostro titolo. Voto giochi. Questo di qui, per esempio, per quale motivo potrebbe interessarci? Potrebbe interessarci perché, per esempio, abbiamo un canale YouTube, abbiamo un sito che si occupa di giochi, noi vogliamo, non lo so, fare un video o comunque un articolo che tratti dei giochi che interessano di più maggiormente ai miei utenti. Allora, quindi faccio un sondaggio per vedere quali giochi proporre nel prossimo articolo, giusto? Questo potrebbe essere uno dei tanti esempi, poi potrebbero essere anche ricerche di mercato e tutto il resto, però noi ci concentriamo su questa tipologia. Allora, voto giochi, mettiamo Savage, è un gioco carinissimo, e mettiamo, che ne so, la votazione, quindi mettiamo voto 7, scusate. Poi basta che cliccate su invio, insomma, diciamo, vi scalerà una casella, quindi potete inserire tranquillissimamente. Allora, e basta per noi questo di qui, questa votazione per questo gioco va bene. Adesso vogliamo creare un'altra domanda. Basta cliccare sul pulsantone più e inserire un altro gioco e possiamo inserire un gioco, che ne so, che adesso non me ne stanno venendo moltissimi, però ce ne sono tantissimi. Clash, per esempio. Ok, e mettiamo 5, poi invio 6, invio 8. L'opzione 3 è andata male e quindi niente. E per noi va bene. Ah, un'altra cosa che potete definire se questa domanda deve essere obbligatoria oppure no. Quindi può anche non rispondere o no. Noi, per non dare scelta al nostro utente, mettiamo obbligatorio, quindi deve rispondere per partecipare al sondaggio. Questa domanda non può essere scartata. Poi ne aggiungiamo un altro. Adesso voglio fare un altro esempio. Allora, vogliamo creare un tipo di sondaggio, cioè nel senso carino, visibilmente. Questi di qui sono abbastanza semplici. Ora utilizziamo un altro gioco che potrebbe essere Sam, che è carinissimo questo gioco. Sam, che è un gioco 2D. Adesso vogliamo inserire pure un'immagine. Basta cliccare su questa nostra piccina icona. Inserire un'immagine da un URL, da Google Drive, cercarla oppure scattarla. Noi inseriamo direttamente dal nostro PC. Utilizziamo questa perché è quella che abbiamo. Ovvio che per un sondaggio reale sarebbe interessante creare un'immagine caruccia. E qui possiamo decidere dove posizionarla. Ora voglio dire l'opzione, per esempio, noi qui abbiamo un pochettino sbagliato. Non è carino posizionarla prima dell'immagine e io vorrei eliminarla, cioè, nel senso, eliminarla no, però posizionarla sotto l'immagine. Qui, per esempio, possiamo dire centrato, possiamo definire un titolo e po possiamo cambiarla, cestinarla e tante altre cose, insomma. Poi, oltre all'immagine, può essere inserito anche un video, quindi sicuramente ci sarà il Mannaggia, se si
Vabbè, comunque si può fare, ragazzi, io sono sicura. E definiamo questa immagine, per esempio, obbligatoria. Vabbè, lasciamo qui perché non vuole saperne di essere inserita sotto. E, per esempio, oltre al sondaggio possiamo inserire queste immagini, questi video e cose caruccia. Allora, mettiamo caso che abbiamo finito. Mettiamo quest'altra domanda come obbligatoria e abbiamo finito. Possiamo salvarlo. Anche, non vi preoccupate se metti caso non lo salvate subito e magari succede qualcosa e quindi vi spaventate di perdere tutto, perché dopo un po' tot di tempo le modifiche vengono salvate in automatico, quindi non vi preoccupate. Un'altra cosa, abbiamo finito, abbiamo salvato, vabbè, questo è un sondaggio, cioè un fake, insomma. Possiamo ottenere un link precompilato. Aggiungere dei collaboratori, quindi inviare le mail a determinate persone per aiutarci e inoltre inserire il link. Quindi mettiamo questo e questo link ci serve per condividerlo. Vedete, verrebbe così. Ovvio che comunque c'è da definire moltissime cose, però è un'idea e poi le risposte verranno salvate. Quindi non vi preoccupate. Questo qua è un link del nostro file. E lo possiamo inserire all'interno di una pagina web. Questo qui è il nostro sondaggio. Ora vi faccio vedere l'applicazione diretta di questi sondaggi. Andiamo sul sito Invece Italia e vi faccio vedere se ci va. Io non lo so se ci va perché praticamente ha detto una cavolata. Andando su Fanpage possiamo vedere come sono questi forms all'interno di un sito. E premettiamo, questo di qui è un'implementazione su un forum, quindi cambierà magari, dipende dove lo inserite, e noi l'abbiamo inserito su Quiz, per esempio, e vi faccio vedere come vengono formattati. Poi è ovvio che ogni volta voi potete decidere quello che dovete fare. Non è che poi ci dovete giocare, ci dovete, insomma, perdere un po' di tempo per capire se è meglio in un modo rispetto a un altro. Questo di qui è il sondaggio, vedete qui? Abbiamo il nostro URL, campi obbligatori con l'asterisco, magari potete mettere una descrizione, noi facciamo inserire pure la mail e questo è il sondaggio finito, che può essere inserito in qualsiasi pagina. Con questo è tutto, un buon